Cioè, io sto per fare uno dei video che aspettavo di fare da veramente tantissimo tempo e sinceramente non credevo di riuscire a fare perché voglio condividere con quanti guarderanno questo video un traguardo che finalmente sono riuscita a raggiungere e che mi è costato veramente tanti sacrifici in fatto di tempo, di soldi, me ne avevo già parlato, in fatto anche di forse anche di forza morale, perché di momenti un po' duri ci sono stati e quindi per me è veramente strano dire di avere finito finalmente gli esami universitari. Venerdì ho fatto il mio ultimo e 25esimo esame e non ci credo, ancora non ci credo. Mi sento strana, nel senso che è come se fosse scomparso un pensiero fisso che avevo sempre in testa di comunque avere qualcosa da fare e non mi muovevo mai senza libri. Quindi se anche andavo in vacanza, andavo da qualche parte, io dovevo comunque sempre portarmi dietro i libri da studiare per preparare il prossimo esame e se magari non riuscivo a studiare o anche non avevo voglia di studiare perché magari mi mettevo, che ne so, a disegnare piuttosto che studiare, finiva che mi sentivo a volte quasi in colpa per non aver studiato e questa cosa psicologicamente è veramente terribile, soprattutto perché comunque lavorando tutti i giorni io ho magari un'oretta e mezzo di tempo libero, no? Tra che esco dal lavoro e poi magari, che ne so, mi dedico un po' agli allenamenti o comunque a preparare la cena, una cosa banale. In quell'ora e mezza era sempre una corsa per cercare comunque di studiare, nonostante la stanchezza, insomma, mi è costato veramente tantissima, tantissima fatica, ma finalmente quest'anno andrò in vacanza senza libri. Ok, che ora inizia la tesi. E forse io neanche mi rendo pienamente conto del lavoro che mi comporterà una cosa del genere, non ci penso per il momento, e per me è una grandissima liberazione, cioè io stasera esco dal lavoro, sì, ho un'oretta, mi prendo un'oretta di tempo, più che altro perché è caldo e alle 5 uscire in bici magari è un po' un problema. Verso le 6 però io esco in bici, mi faccio la mia oretta e mezza di bici e prima non lo potevo fare perché cercavo di studiare il più possibile e poi sarebbe stato comunque tardi per uscire e niente, e sarei stata comunque stanchissima. E quindi niente, sono veramente contentissima, ho fatto l'ultimo esame, mi dispiace solo di averlo fatto online, cioè per carità la comodità. Perché avendocelo la sera, ce l'ho avuto il pomeriggio verso le 4, quindi ho avuto praticamente tutta la mattina e fino insomma alle 3 e mezza tempo per riguardare un po' tutto ed è stata una fortuna. Anziché dovermi spostare, andare a Perugia, comunque stare lì in facoltà non è che puoi ripassare come a casa. E comunque ti agiti forse anche un po' di più perché magari stai in mezzo ad altre persone che devono fare l'esame, sono nervose, senti parlare di argomenti che magari te non ti ricordi, insomma, ti agiti tantissimo, è una stanchezza fisica. Però mi sarebbe piaciuto veramente tanto fare l'ultimo esame in facoltà perché mi piace quell'atmosfera, mi piace quell'ambiente. A me l'università è sempre piaciuta tantissimo e quei 2 anni che l'ho frequentata mi sono piaciuti tantissimo, sono stata benissimo ed è un ambiente che io stra adoro e quindi un po' mi manca, mi mancherà non andarci, però non mi mancherà l'agitazione perché poi io comunque mi impegno sempre tantissimo, no, per fare queste cose. Cioè, considerate che io sono stata una settimana, ho preso una settimana di ferie chiusa in casa dalla mattina
alla sera, io ho sempre studiato tutti i giorni, piccola interruzione a pranzo ma in continuazione, e anche la settimana dell'esame comunque tornavo a casa, studiavo, cioè ho veramente sofferto fisicamente tantissimo, però ce l'ho fatta ed è una grande soddisfazione essere riusciti comunque a proseguire l'università in tutto questo tempo, cercando di stare dietro anche ai cambiamenti tecnologici, ai problemi burocratici che ho incontrato, ce ne sono stati un bel po', e fare tutto a distanza così è complicato, però via, ora c'è la tesi e non vedo l'ora, e non vedo l'ora ora di potermi dedicare a cose che avevo sempre rimandato nel frattempo, tipo ho un puzzle da 2000 pezzi e finalmente potrò iniziarlo, potrò di nuovo dedicarmi al disegno, e soprattutto il primo progetto di disegno sarà il nuovo tatuaggio che voglio farmi per celebrare la fine appunto degli esami, e ce l'ho già in mente, lo voglio disegnare al PC, così almeno al tatuatore glielo faccio vedere come lo voglio e capisce, e non vedo l'ora. E poi avevo iniziato e quindi devo riprendere, comunque voglio ricominciare a studiare il tedesco, e sì, devo fare la tesi, lo so, devo anche scrivere al professore per iniziare a lavorarci su, ok? Però sto contentissima, non vedo l'ora di provare ad andare in vacanza senza questa cosa dell'esame. Chissà, forse sarò meno rompiscatole del solito in vacanza, perché sarò un pochino più riposata, più tranquilla, me la godrò forse di più, perché anche lì, cioè magari andavo in spiaggia con il libro dopo pranzo, piuttosto che magari riposarmi studiavo, anche se mi si chiudevano gli occhi, cioè anche lì comunque la vacanza non era mai una vera vacanza, c'era sempre questa cosa dell'esame da dover fare, e quindi niente, sarà bellissimo, spero. E quindi niente, volevo condividere con voi questa cosa, e più che altro con me mi volevo autocongratulare, così si può dire, e più che altro per non essere caduta nella trappola di cercare di fare un po' la furba, come ha fatto qualcuno che conosco, che pur di completare l'università si è affidata a quei servizi a pagamento di cui non faccio il nome, e che sappiamo però bene come funzionano e che ti fanno anche la tesi, che non si potrebbe, ma te la fanno, e quindi è ovvio che poi in poco tempo ti laurei nonostante il lavoro, e la cosa che un po' mi dà fastidio non è il fatto che la gente faccia questo, perché avrei potuto farlo anch'io lavorando, non avrei avuto problemi, ma è il fatto di vantarsi, di fare poi la festa. Io al posto loro, sinceramente, se avessi pagato per laurearmi, non so se avrei anche festeggiato, magari me lo sarei tenuto per me, ma lasciamo stare, ognuno fa quello che vuole. Io sono orgogliosissima di averci messo il tempo che ci ho messo, non mi interessa, perché ovviamente ci sono stati momenti in cui volevo lasciar perdere perché non ce la facevo, soprattutto quando per lavoro mi dovevo spostare molto e non ce la facevo a studiare e mi sembrava che mi mancasse tantissimo, che sarebbe stato impossibile finire l'università, quindi ho pensato anche di lasciare, però no, non ce l'ho mai fatta e sono felicissima di non averlo fatto e di essere qui oggi a dirlo al mondo, o comunque a quei pochi che guarderanno questo video. E niente, quindi è un'altra cosa ovviamente che vorrò fare, sarà anche quella di dedicarmi un pochino di più anche a YouTube,
fare qualche video carino e sì, perché fare video impiega molto tempo e io di tempo non ne avevo, che dovevo studiare e ora forse ce l'avrò un po' di più. E quindi niente, questo video molto semplice era solamente per comunicare questa cosa e ovviamente noi ci vediamo al prossimo video e ai prossimi video, anzi. Se vi va, seguitemi anche sui social, sotto trovate tutti i link, soprattutto Instagram, e finalmente inizierò di nuovo a pubblicare anche lì tutti i giorni, quasi. L'ho lasciato veramente andare l'ultima settimana della mia vita, ma ora ricomincerò. E niente, al prossimo video. Ciao!